Entro pochi giorni il Consiglio dei Ministri non è di nomina nostra, ma faremo delle proposte, siamo certi che entro pochi giorni sarà nominato. Senta Ministro, la voglio raccogliere oggi il DDL sicurezza alla Camera e c'è questo emendamento di Forza Italia che prevede un po' una marcia indietro rispetto a quanto era stato deciso col DDL carcere. Questo è un elemento che sarà discusso oggi in Parlamento, in questo momento preferisco non esprimere la mia opinione. Tra l'altro dovrei anche studiarmelo bene perché sono stato occupato fino ad ora proprio da questa importante attività. Ministro, la Procura di Reggio Emilia vuole sollevare un conflitto con la Corte Costituzionale per la promozione dell'abuso d'ufficio nell'ambito del processo per il caso di Pigliano. Guardi, le rispondo subito. Da modesto costituzionalista credo che sia una bella pensata, perché come si fa a pensare che una norma che abolisce un reato sia incostituzionale? Se paradossalmente fosse eliminata questa norma, cosa fa? Rivivere il reato che è stato abolito da una norma di legge? Cioè l'incostituzionalità di una norma che abolisce un reato è una contraddizione in adiecto, perché anche se paradossalmente, ripeto, fosse accolta dalla Corte, una volta eliminato il reato, che è già stato eliminato, non può rivivere a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale. Sarebbe una retroattività della legge penale che è inammissibile dalla stessa Costituzione. Penso proprio che sarà dichiarato inammissibile. Grazie.